Dopo averci stupito l'anno scorso con l'inaspettata introduzione delle categorie classiche, popolate di bolidi anni 80 e 90, Codemasters arriva anche nel 2014 con la nuova edizione del suo F1. Con l'eccezione delle categorie dedicate alle auto storiche, che quest'anno gli sviluppatori hanno deciso di non riproporre, chiunque abbia familiarità con il precedente capitolo troverà in F1 2014 un'offerta simile. Sarà infatti possibile disputare singoli gran premi, prove a tempo, scenari predefiniti oppure calarsi nella modalità carriera. Quest'ultima presenta le diverse scuderie divise in ordine di difficoltà e offre impostazioni che permettono di decidere la durata dei campionati e delle singole gare. Una volta fatte queste scelte, ci si troverà nei panni della seconda guida presso la scuderia selezionata e si comincerà un percorso costellato di eventi dinamici. Il team vi proporrà sfide sempre nuove, tra cui la possibilità di passare alla prima guida superando il compagno di squadra, oppure di migliorare alcune componenti della monoposto. Da notare come, anche impostando la modalità più veloce, in carriera una ventina di giri saranno sempre necessari per tagliare il traguardo, così da godere appieno di tutte le variabili, tra pit stop, conseguenze di eventuali incidenti e variazioni dinamiche del clima. Gli scenari si presentano in buon numero e divisi in quattro categorie distinte per difficoltà. Completarli tutti eventi richiederà tempo e impegno, soprattutto relativamente al pacchetto più complesso. Per quanto riguarda le modifiche al regolamento introdotte quest'anno, i ragazzi di Codemasters si sono impegnati per rispecchiarle appieno. Chiaramente, la nuova gestione del KERS automatizzata da parte della centralina risulta percepibile solo ad un pubblico estremamente appassionato e attento ai dettagli, ma fa comunque piacere trovare nella simulazione una corretta rappresentazione della realtà. Come ormai da tradizione, dal modello di guida di F1 non bisogna aspettarsi una ricerca esasperata del realismo, bensì una via di mezzo tendente soprattutto alla credibilità di quanto accade in pista. Guidare con gli aiuti disattivati richiede notevole impegno, un'attentissima parzializzazione del gas in uscita di curva e una corta gestione dei contatti con gli avversari per evitare danneggiamenti e penalità. A tutto questo bisogna aggiungere l'impostazione di una strategia sensata per il cambio delle gomme e di rifornimenti di carburante, il tutto in conseguenza dei cambiamenti climatici dinamici, i quali possono variare notevolmente le condizioni di gara. Così come l'anno scorso, anche l'usura delle gomme gioca un ulteriore e importantissimo ruolo nello svolgimento delle gare. Tutto questo, va detto, era già presente nella versione 2013 e quest'anno la mancanza di novità comincia a farsi sentire. Al di là degli aggiornamenti previsti dal regolamento, la reattività delle auto in pista rimane assimilabile a quanto visto l'anno scorso, sia nei suoi aspetti migliori, sia nei difetti. Il comparto danni, ad esempio, dimostra ancora una certa fastidiosa randomicità. Lo stesso vale per il sistema di bandiere e penalità, che non sempre riesce a rispecchiare quanto accade in pista, trascurando le eventuali scorrettezze dell'intelligenza artificiale e infliggendo punizioni talvolta ingiuste al giocatore. Queste mancanze non andranno a compromettere ogni gara affrontata, ma sulla lunga distanza influenzeranno in piccola percentuale una parte delle gare disputate. A fronte di una generale bontà della simulazione, che non mancherà di impressionare positivamente i nuovi arrivati, i veterani della serie troveranno semmai soddisfazione nelle revisioni all'intelligenza artificiale avversaria, ora meno aggressiva e generalmente più credibile in pista, ma non un'evoluzione decisa nei confronti di alcune mancanze della serie. Nella versione PC da noi provata, dal punto di vista tecnico il risultato è ancora degno di rispetto, con una solidità poligonale non più propriamente al passo con i tempi, ma comunque accettabile, accompagnata da un buon lavoro a livello di texture e filtri ad esse applicati. Si notano delle sbavature, come esempi di bassa definizione e ombre afflitte da retinature, a fronte però di una scalabilità notevole. Anche su macchine non più aggiornate e con schede grafiche di fascia media si superano agevolmente i 60 fps. F1 2014 si conferma anche quest'anno come un'ottima interpretazione ludica della disciplina di riferimento. A mancare semmai è la carica innovativa portata l'anno scorso dall'introduzione delle categorie classiche. A fianco di una solida offerta, dispiace riscontrare anche quest'anno alcuni difetti atavici della serie, ancora irrisolti. Considerato anche il fatto che la maggior parte dei cambiamenti al regolamento appariranno impercettibili se non ai veri appassionati, nel complesso F1 2014 si rivela un capitolo non del tutto irrinunciabile per coloro che abbiano speso molto tempo con l'edizione 2013, ma rimane un ottimo punto di partenza per chiunque voglia calarsi nell'atmosfera unica e nelle impegnative sfide offerte dal Circus.